Ciao a tutti, bentornati sul canale. Allora, andiamoci a montare insieme questi quattro numeri di Mazinga Z, così andiamo a completare tutto il possibile relativamente alle gambe. Quindi non ci perdiamo in chiacchiere e cominciamo subito questo montaggio. Allora, andiamo ad aprire questi pezzi del primo numero e cerchiamo di andare avanti il più spediti possibile. Quindi verifichiamo un attimo quello che c'è da fare, ma fondamentalmente dobbiamo mettere questa parte qua. Quindi proseguiamo andando a mettere prima la parte interna, che va messa in questo modo, e la andiamo ad avvitare qui con le quattro viti fornite. Ovviamente questo stava nella parte interna, stava dentro a questo pezzo qui. Adesso poggiamo un secondo qua, e poi sapete che quello si va ad avvitare esternamente con un'unica vite, che tutti noi speriamo sia coperta poi in seguito con qualche tipo di tappo, perché così è un po' bruttino da vedere. Allora, nel frattempo ho cambiato cacciavite. Ecco, questo mi dà sicuramente più grip e diciamo che questa fase è piuttosto semplice. Sono un pochino più lunghe quelle per le coperture di sotto, ma insomma ce la caveremo comunque egregiamente. Allora, andiamo a mettere questa ultima vite, dopodiché copriamo qui la gamba in questo modo e ci andiamo a mettere la vitona, quella centrale, che appunto abbiamo detto speriamo che in futuro sia coperta, così insomma non rimane così a vista, no? Sarebbe un po' bruttina. Allora, fatto questo, diciamo abbiamo terminato il numero 68 e ovviamente possiamo procedere. Proseguiamo col numero 69, tiriamo fuori i pezzi e andiamo a vedere quanto è bella questa parte. Diciamo che sappiamo già che in questo numero non la montiamo, però sicuramente possiamo andare a vederla. Guardate che spettacolo. Allora, questa adesso io penso che vada più o meno messa in questo modo, ma dobbiamo capire ovviamente prima come va sistemata questa parte, perché la dobbiamo andare a mettere qua in qualche modo. Adesso ecco, dobbiamo inserirla qui, ma dobbiamo fare attenzione a far combaciare questi pezzi di poliuretano, in pratica questi dischetti di plastica, con questi vani che stanno qui dentro, vedete? Quindi è importante sistemarla bene, ecco, in questo modo qui. Una volta che noi li abbiamo sistemati, possiamo andare ad avvitare in questa sede con viti a brugola e rondelle. Quindi adesso io me le preparo e poi le andiamo a mettere, vi faccio vedere dove. In pratica prendiamo una vite e ci mettiamo il rondellone dentro e poi andiamo a posizionare la vite qua. Il problema è che qui non possiamo usare il nostro amico cacciavite, che sapete io preferisco, però qua purtroppo non ci entra, non riusciamo a farle entrare, quindi possiamo sicuramente un pochino avvitare a mano, ma poi dobbiamo per forza usare la chiave, questa qui a brugola, perché vedete ci permette di avvitare bene. Mi raccomando, fate combaciare assolutamente le parti di gomma nella parte di dietro, perché se no, diciamo, poi non fa il suo lavoro correttamente. Allora, adesso io cerco di trovare questa vite, trovare l'invito. Ecco qua, mi è caduta. Ovviamente lavorare alla cieca è un po' complesso, quindi dobbiamo avere pazienza, trovare l'invito come ho fatto con l'altra. Forse probabilmente non avrei dovuto stringerla in maniera definitiva, ma vabbè, ormai quel che fatto è fatto. Provo a stringerla così, dovrebbe essere entrata, però mi sembra leggermente storta. Adesso vediamo se riesco. Sì, ok, sono riuscito a farla entrare a mano, quindi adesso posso stringere e completare questo numero, che sicuramente pensavo fosse più complesso, diciamo, ma invece sicuramente quello più ostico
perlomeno da quello che vedo, sarà il prossimo, ovvero il numero 70. Quindi finisco di stringere questa e poi proseguo. Apriamo il numero 71, prendiamo i pezzi, eccoli qui. Allora andiamo a togliere le plastiche e qua, come vedete, ci sono veramente tante viti. Adesso poi andiamo a vedere come e dove metterle. L'importante è all'inizio andare a completare questa sezione, che dovremmo essere in grado di chiudere perfettamente. Ecco qui, diciamo che si va a completare da sola, specialmente poi in questi due punti dove sotto abbiamo il poliuretano, che è importante far capitare esattamente dove ci viene detto. A questo punto andiamo ad avvitare qui nello stesso modo di quella di sotto. Ok, inseriamo la prima vite qui e la andiamo a stringere, diciamo, seguiamo gli stessi passi, solo che questa volta, invece di stringerla direttamente subito, le vado a mettere prima tutte e due, così se ci sono problemi di allineamento li possiamo risolvere mentre avvitiamo. Allora andiamo ad inserire questa seconda. Io sto andando assolutamente alla cieca, però ecco qua, invece niente però, perché mi è caduta. Diciamo che dobbiamo avere la pazienza di prima infilarla nel foro, poi quando abbiamo, diciamo, appena trovato un minimo di filettatura, passiamo ad usare la chiave. Niente, è ricaduta, abbiate pazienza, ma insomma purtroppo vi accorgerete anche voi che non è così semplice da mettere, specialmente non vedendo. Io continuo a non vedere, forse dovrei veramente spostarmi in qualche altro modo, ma vabbè, adesso in qualche modo risolviamo e poi andiamo avanti. Ovviamente dopo un po' di tentativi è entrata e adesso posso stringere. Stringiamo, devo dire, anche in maniera piuttosto energica, tanto queste parti qui spero e credo che non le toglieremo mai, quindi salvo errori ovviamente, eh? Però insomma in generale dobbiamo stringere bene, perché queste sono tutte parti molto importanti per la resa funzionale poi e la stabilità soprattutto del nostro modello. Quindi vado a stringere anche questa seconda vite, dopodiché proseguiamo con i prossimi step. Adesso dobbiamo mettere una serie di dadi e viti per chiudere meglio tutta la struttura. Quindi andiamo a mettere il dado, diciamo, nella parte di sotto, e sopra andiamo ad avvitare con una vite. Ce ne sono diverse, sono quelle lunghe, e andiamo a metterle, diciamo, su tutti questi punti dove appunto ci sono le forme dei dadi. Andiamo a fare questo lavoro, io adesso me lo finisco per conto mio, tanto non è che perché non vi voglio annoiare fondamentalmente a vedere 50 cose tutte identiche, e poi vi faccio vedere il risultato completo. Ok, quindi fondamentalmente ho messo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 viti e relativi bulloni nella parte di sotto. Adesso andiamo a prendere la copertura e ovviamente la dobbiamo far combaciare con i relativi fori. Perfetto, vedete? Quindi a questo punto dobbiamo ovviamente rigirare tutto, perché dobbiamo avvitare nella parte interna. Allora andiamo a mettere sotto sopra, cercando di non fare danni, perché ormai inizia a essere veramente tutto gigante, e andiamo ad avvitare. Okay, proviamo a mettere questa prima vite all'interno. Ok, dovrebbe essere entrata, perfetto. Proseguiamo con la seconda vite, che come vi dicevo è un pochino ostica da mettere, e lo stesso va fatto con le altre due. Sono viti un po' nascoste, però diciamo cercandole riusciremo a metterle. Questa sta addirittura nascosta qui dentro, però come vedete, insomma, perdendoci un minimo di tempo, poi veramente ne vale la pena, perché sta venendo veramente bello. Allora dobbiamo cercare più che altro di farla entrare dritta, perché se non entra dritta ovviamente poi non arriva a fine corsa.
Perfetto, questa l'abbiamo sistemata e andiamo a mettere anche l'ultima, che dovrebbe essere, forse, non vorrei dire bugie, ma teoricamente dovrebbe essere un pochino più semplice, perché forse si vede un po' meglio. Allora andiamola a cercare, ammesso che la troviamo, e poi la avvitiamo. Era super nascosta bene, però mettendoci poi sopra un piccolo fascio di luce l'ho trovata. A questo punto poi possiamo procedere con la copertura della parte di dietro, che va avvitata anche in questo caso con la solita vite nera. Anche qui speriamo che ci forniscano un tappo. È vero che, diciamo, sono dei dettagli, però insomma, siccome l'occhio vuole la sua parte, non sarebbe male averlo completo. Apriamo l'ultimo numero, il 71, e prendiamo i pezzi necessari. Vedete che adesso, diciamo, è una fase ripetitiva, perché dobbiamo andare a mettere questo pezzo dove abbiamo messo l'altro, esattamente come l'altro numero. Quindi facciamo combaciare questi incavi, mi raccomando, con le parti di gomma che sono qui al posto loro, quindi li facciamo entrare dentro. Perfetto, così quando sono entrati possiamo andare ad avvitare qui come abbiamo fatto in precedenza. Quindi adesso, con un minimo di esperienza in più, ci ricordiamo quindi di controllare prima la corretta posizione e subito dopo andiamo ad avvitare. Quindi poggiamo la vite, vediamo di trovare l'invito del foro, vediamo un attimo se riesco già con la chiave a farla quantomeno entrare, dopodiché diamo una stretta così sommaria a mano. Però mi sembra che non sia entrata, no, assolutamente no, quindi diciamo che dobbiamo cercare, continuare a cercare, non è entrata assolutamente. Il foro è subito qui dietro, io lo vedo in questo caso, però diciamo che non so se riesco così. Forse adesso è entrata, vediamo un attimino, diciamo c'è come al solito da perderci tempo. Quindi qui, diciamo, è inutile che io sto ad ammorbarvi mentre cerco i fori delle viti. Appena li trovo andiamo avanti. Va bene, ok, le ho fatte entrare più o meno tutte e due subito, in modo tale che posso procedere un po' più spedito ad avvitare. Come vedete, diciamo, questa è una fase un pochino non difficile assolutamente, ma solo che richiede pazienza, perché purtroppo non vedendo bene, soprattutto per me, mentre faccio il video, diciamo, io devo tenere il modello in questo modo e non in verticale, come sarebbe più normale e logico. Però se no, se io lo metto in verticale vedo io ma non vedete voi, quindi insomma verrebbe meno l'utilità in generale del video. Quindi allora proseguiamo e vado a stringere questa seconda vite, sapendo ovviamente che adesso rimarremo a metà, perché diciamo non abbiamo il numero 72 che ci permette di fare quanto abbiamo appena creato dall'altro sull'altra gamba, insomma. Quindi vado a stringere qui sommariamente, tanto poi con la prossima spedizione un minimo di aggiustaggio così lo dovremo fare. Quindi io adesso stringo qui più o meno, dopodiché ci poggio sopra il pezzo perché non me lo voglio perdere, ma per ora abbiamo terminato. Guardate che spettacolo che sta venendo il nostro Mazinga Z, veramente non ho parole, veramente super super bello. L'unico peccato appunto è che siamo rimasti a metà con questo passaggio, che ovviamente completeremo con il numero 72. Chissà poi quali altri passaggi ci faranno fare, ma sicuramente immagino che si proseguirà chiaramente con il rivestimento e spero anche con qualche inizio di parte elettronica per testare
cose varie. Quindi se avete avuto problemi durante questa fase del montaggio, fatemelo sapere nei commenti qui sotto, e a questo punto, come sempre, vi chiedo il solito pollice in su e vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina, così da non perdere nessuno dei miei prossimi video. Detto ciò, vi saluto e ci vediamo molto presto nei prossimi giorni. Ciao!